Il carissimo amico Sandro da Brindisi mi ha inviato questo articolo. Lo faccio così al volo. Made in Italy, Spaziale 2. Così l'acqua di Torino arriva agli astronauti. È un articolo del 16 gennaio 2016. È un po' datato, però l'acqua che arriva sulla ISS, 12.000 litri dal 2008 a oggi, vale a dire dal 2008 al 2016, parte da Torino, è la stessa che, studiata e trattata, esce dai rubinetti. E la SMAT sta già pensando a quella che finirà su Marte. Ecco come. E qua c'è tutto l'articolo, vi lascio il link in modo che ognuno lo possa leggere. Gli astronauti, tuttavia, non condividono la stessa acqua. Gli americani hanno bisogno di acque leggere, poco mineralizzate e trattate con sali di iodio, mentre ai russi servono acque più pesanti, ricche di minerali e trattate, e via, ma leggetelo perché è interessante. Pensate anche su, ma chissà cosa costerà mandarla su Marte, perché bisogna sviluppare l'acqua anche per Marte. L'obiettivo è quello, ma pensate quanto. Io stavo pensando un'altra cosa, ma perché non la inviate con Amazon? Quello consegna dappertutto. Ma la cosa strabiliante, 20.000 euro al litro. Cioè, fate un po' voi il conto di quanto costa. Era meglio una buona bottiglia di vino, ragazzi, così mettevate i piedi a terra, o meglio, tornavate coi piedi a terra o andavate alla fontanella che è gratuita e tutto era molto ma molto più semplice. Grazie, buona visione. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma la canzone finiva con: però è meglio stare qua giù con te. Ciao! Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.